il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Se dovessi chiederle un pregio o un difetto di Casteggio, lei cosa mi risponderebbe? Ma difetti nessuno. Pregi, una città molto ospitale. Difetti nessuno vuol dire che le piace proprio? Mi piace proprio, sì. Lei è casteggiano doc? No. Però sono parecchi anni che abito qua, ma mi trovo molto bene. Un pregio, un difetto di Casteggio. Io posso dirti, ma mettere a posto come prima, mettere i lavori, tanta gente disoccupata, che non guadagna un tubo. Quindi un difetto è la mancanza di occupazione. Eccolo, che la gente una volta lavorava, o qui o là, c'erano tante fabbriche, tanti lavori. E guadagnava e si guadagnava da mangiare. Adesso non c'è più niente. Un pregio. Un pregio, siamo sempre lì, che io c'è tante belle cose una volta a Casteggio, tante belle feste, tante belle unioni, tante belle compagnie, allegrie. Adesso è un mortuorio. Non è un pregio, quindi non ha pregi. Non è pregio, è un mortuorio. Per Casteggio è poveracce, quelli che non hanno lavoro tutti sono difeso. E dico per tutti i paesani di Casteggio, quelli che danno lavoro, per tutti i giovaneotti che stanno a casa e che non hanno lavoro, che non hanno di andare. Quindi ti auguri che ci sia più lavoro a Casteggio? Sì, di per tutto invece.